Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di irrigazione smart e lo facciamo con questo programmatore LinkTap G2S. Sul canale ho già portato un video dedicato al mio impianto di irrigazione, ve lo lascio qua nelle schede se non l'avete ancora visto. In quel caso avevamo installato un programmatore classico che funzionava con una programmazione manuale. Qui invece andiamo a sostituire quel programmatore con un programmatore smart che ci permette di controllare tutta quanta l'irrigazione della nostra abitazione tramite applicazione. Questo è il gateway che dovremo andare a collegare al modem e comunicherà poi con il programmatore LinkTap per la gestione da remoto. Se la distanza tra il modem e il programmatore è troppo elevata, ad esempio se utilizzate un dispositivo come questo di cui ho già realizzato un video e ve lo lascio qua sopra nelle schede, abbiamo una porta LAN che ci permette di andarlo a collegare. Quindi avremo un segnale Wi-Fi più potente in un'altra zona della nostra casa e la possibilità di effettuare il collegamento tramite il cavo LAN. Una volta collegato, quando queste tre luci internet, link e power sono fisse, vuol dire che è collegato correttamente. Adesso andiamo a installare il programmatore. Una volta inserite le quattro batterie andiamo ad accenderlo con la levetta sotto e lui andrà a collegarsi alla rete Wi-Fi. Una delle cose che mi è piaciuta di più di questo programmatore della LinkTap è sicuramente la presenza del flussimetro, che ci permette di andare a individuare quanta acqua stiamo andando a consumare, quanta acqua andiamo a risparmiare con il blocco automatico dovuto alle piogge e alle previsioni meteo che vengono utilizzate dall'applicazione per regolare o meno la programmazione che abbiamo fatto. Proprio in termini di programmazione, l'applicazione di LinkTap, anche se esteticamente è molto basilare, presenta veramente tantissime opzioni per andare a programmare al meglio la nostra irrigazione. Come vedete anche qua di fianco, questa è l'interfaccia dell'applicazione. All'interno dell'applicazione potremo usare più valvole se abbiamo ad esempio più impianti o se vogliamo gestire diverse linee in modi differenti. Con un solo gateway potremo utilizzare fino a 15 programmatori differenti. In questo modo avremo un solo dispositivo che controlla tutto, l'applicazione che ci permette di controllare le varie valvole in modo singolo e volendo andare appunto a decidere una programmazione differente per ogni valvola. Per quanto riguarda le programmazioni, come vedete anche qua dall'applicazione, abbiamo modalità intervallo, modalità 7 giorni, modalità giorni pari, giorni dispari, mese, calendario, valvola principale e manuale on off. In questo modo potremo andare a gestire praticamente qualsiasi tipologia di programmazione in base a quelle che sono le nostre esigenze. Esiste anche in versione con due vie, quindi volendo, se avete un impianto di irrigazione un po' più complesso, potete scegliere anche quella versione. Ad esempio potremo programmare una tipologia di irrigazione magari per una parte del giardino, per le piante o volendo per un'irrigazione goccia a goccia, mentre invece potremo scegliere di fare un'altra tipologia di irrigazione per quanto riguarda il giardino che vedete qua alle mie spalle. Per quanto riguarda l'utilizzo è semplicissimo, come vedete basterà creare il piano di irrigazione, gli possiamo dare un nome, indicare il giorno di inizio della settimana, l'orario di inizio e poi volendo la durata dell'irrigazione. Per quanto riguarda poi le possibilità di andare a bloccare o meno l'irrigazione con il meteo, anche qui potremo scegliere noi se attivare questa funzione o no. Una funzione interessante che trovo molto utile per un programmatore smart è sicuramente la possibilità di inviare diverse notifiche in base a degli eventi che possono accadere. Infatti è possibile farsi inviare delle notifiche, ad esempio se il programmatore si stacca dal rubinetto per qualsiasi motivo, se magari si scollega dalla rete Wi-Fi e quindi non sarà più controllabile da remoto, o volendo anche in caso di mancanza di flusso dell'acqua magari dovuta alla chiusura del rubinetto a monte. Esiste poi una parte dell'applicazione, come quella che vedete qua, che ci fa vedere tutti i giorni di irrigazione in cui è partito in automatico il programmatore, che potremo appunto visualizzare con un grafico che rende molto chiara la quantità di acqua che abbiamo utilizzato in quei giorni e andare a verificare anche i giorni in cui non ha irrigato e quindi quanto ha risparmiato grazie proprio alle funzioni smart di questo programmatore. Se quindi anche voi siete alla ricerca di un programmatore smart per rendere smart l'irrigazione del vostro giardino, il LinkTap che ho portato in questo video è a mio avviso una soluzione perfetta che vi permette di andare a schedulare tutta l'irrigazione del vostro giardino. Io qua sotto in descrizione vi lascio il link al modello che abbiamo utilizzato noi in questo video e anche alla versione con due vie. Se avete qualsiasi domanda potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere se anche voi avete reso smart la vostra irrigazione o se state utilizzando ancora un programmatore classico e nel caso come vi state trovando.
per questo video con il link tap è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.